Una lista fatta di persone che si mettono in gioco per amministrare la città di Fano in maniera innovativa le politiche di centrosinistra. Così sono state presentate le 19 persone, tra cui 8 donne, che compongono la lista civica Noi Civiche, annunciata sabato mattina in Piazza Costanzi, sede del partito Uno di Noi, che appoggia Cristian Fanesi, il candidato sindaco alle elezioni amministrative a Fano, l'8 e 9 giugno. Persone provenienti dal settore della sanità, della marineria, del sociale e della vita di quartiere. Ognuno con la sua esperienza da mettere in atto in un programma politico, innovativo e concreto, in diversi aspetti della comunità. Dalle politiche giovanili all'infermiere e psicologo del quartiere, dalla marineria ai servizi della persona a chi è in difficoltà e alla valorizzazione dei centri di quartiere. Il programma presentato di Noi Civiche è riassunto in 9 punti: bellezza, Europa, creatività, sostenibilità, sicurezza, sviluppo, giovani, futuro e quartieri. Un bel gruppo di persone, motivato, innovativo, 19 persone, 8 donne. Vogliamo essere una lista giovane, fresca, innovativa nelle politiche del centrosinistra, perché secondo noi abbiamo bisogno di fare questo, innovare anche le politiche di centrosinistra, consapevoli ovviamente che dobbiamo battere le destre, consapevoli che sappiamo governare, abbiamo più armi per fare questo, ma consapevoli che dobbiamo essere più vicini alle persone. Come civiche in questi 10 anni abbiamo fatto questo e oggi il progetto Noi Civiche si innova, evolve e presenta un gruppo di 19 persone che sarà garante delle politiche di centrosinistra. Abbiamo presentato un programma ricco di 68 punti all'attuale candidato sindaco Fanesi. Vogliamo che il candidato sindaco lo porti all'attenzione della città. Tocca veramente tutti i punti della città perché siamo consapevoli che servono proposte e vogliamo combattere la destra che veramente in questi mesi abbiamo solo sentito fare politiche di minoranza, puntare il dito senza veramente fare proposte serie per la città. Ecco, ci poniamo di essere innovativi e concreti per la città. Siamo orgogliosissimi di questa lista che oggi presentiamo alla città, una lista assolutamente civica che mette al centro una persona, la persona, una lista che si è scelta. Tengo a dire questa cosa perché davvero non siamo andati per strada a prendere l'ultimo sconosciuto, noi qui ci vogliamo veramente bene e quando si mette a valore ogni singola esperienza che viene da mondi diversi significa che si può essere utili alla città, si può far da portavoce rispetto dei vissuti diversi, rispetto a quello che la città oggi a volte non riesce ad avvicinare al mondo della politica, quindi dell'amministrazione. Noi ne siamo testimoni in qualche modo perché appunto l'assessore Lucarelli veniamo proprio da un'esperienza da vicino con la città pubblica e quindi è per questo che ci siamo impegnati a renderla ancora più armoniosa e partecipata, proprio perché l'intento è quello di arrivare a darvi le risposte giuste. Abbiamo un obiettivo comune che è quello della gente comune, che è quello appunto di non elevarsi anche ad ambizioni straordinarie, ma proprio nella vita del quotidiano di tutti i giorni, perché ognuno di noi esce di casa, vuole sentirsi libero e noi lo siamo anche rispetto ad altre aree politiche, perché essendo civiche possiamo dire quello che vogliamo e possiamo anche poi riuscire a farti portavoce anche degli ultimi, a includere nella città quelle persone che oggi non hanno voce. Un applauso, se lo merita anche lui, ecco qua.